Quest'anno abbiamo introdotto una novità assoluta per il Vaticano, la moneta da 5 euro bimetallica. La moneta di quest'anno sarà dedicata al sesto centenario della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze e la moneta raffigura appunto la cattedrale di Firenze. È molto, molto bella e verrà emessa in due versioni. Ora inizio marzo in fior di conio, si dice, quindi la versione ordinaria, diciamo così, compresa nell'astuccio delle 8 monete normalmente da circolazione del Vaticano, e poi nel mese di giugno uscirà la versione proof, cioè fondo specchio, quella lucidata, una versione più elegante, più da collezione, da sola con un astuccio singolo. Raffigura Abramo, la moneta da 20 euro d'argento che appunto soccorre offrendo qualcosa da mangiare a dei migranti su una barca. L'altra moneta, quella d'oro, invece raffigura San Francesco e sulla aureola di Francesco c'è scritto Laudato Si', quindi un omaggio alla recente enciclica di Papa Francesco. Sia per i francobolli che per le monete, noi affidiamo agli artisti la realizzazione dei bozzetti relativi a questi nostri prodotti. Il programma viene prima approvato dai superiori del governatorato, i quali approvano poi emissione per emissione la realizzazione punto per punto di quello che facciamo. La moneta da 2 euro dell'anno prossimo, una sarà dedicata alla fine dei lavori di restauro della Cappella Sistina, i 25 anni dal termine dei lavori di restauro della Cappella Sistina, e raffigurerà probabilmente il Giudizio Universale.